entro subito, no? Per me fare del vino naturale significa fare il vino, direi, per nome e per conto della zucchina, della melanzana, della gallina prigioniera, della sua industria, delle uova, cioè significa recuperare il terreno, semplicemente il territorio, la fertilità del suolo. E quindi il vino è il risultato poi finale di questo discorso. Ho sempre fatto il vino nel modo che l'unico che ritengo possibile, cioè in un modo assolutamente naturale, senza l'aggiunta di sostanze chimiche, di lieviti e di quant'altro. È l'unico modo che ritengo per me valido per fare il vino. Per noi fare vino naturale significa fare un vino nel massimo rispetto dell'ambiente, di chi ci lavora e del consumatore. Io credo che voglia dire capire che se sei in una sorta di sistema, di ecosistema, e che quindi quello che vai a fare incide su tutto ciò che hai attorno. Per noi fare il vino naturale significa rispettare l'ambiente, la natura, e rispettare soprattutto anche noi stessi. Ci si è abituati, come dire, a delegare la soluzione dei problemi che sono più interni alle cose di cui noi ci occupiamo, che sia una pianta, che sia la trasformazione di un vino, a dei prodotti. E questo modo di abdicare è un gran male, secondo me, che vive oggi l'agricoltura nel suo insieme. Non sto parlando di un'ecologia naturalista, sto parlando di un'ecologia sociale, di un ecosistema economico. Dobbiamo fare, stiamo facendo un lavoro che non può fermarsi ad fare il vino con meno solfiti, ma che deve metterci in condizione di farci delle domande su come vendiamo il vino, come raggiungiamo le persone che abbiamo intorno, come trattiamo le persone con cui lavoriamo. Significa lavorare nel rispetto del territorio, quindi utilizzare vitigni autoctoni, significa lavorare nel rispetto dell'ambiente, cercando di avere un impatto più rispettoso possibile nell'utilizzo dei prodotti, portare in cantina delle buone uve in modo che non ci sia necessità, insomma, di utilizzare chissà che cosa come tecnologia o come prodotti, insomma, per migliorarli. Significa però anche fare dei vini buoni, perché alla fine il vino è un piacere, non può essere per forza una scelta etica. Il vino naturale per me è il vino che mi fa star bene. Un vino naturale è un'espressione di vita, di carattere, di gioia. Ci sono le vibrazioni nel vino, se è naturale, che è un vino fatto artificialmente, cioè industrialmente, non ha più. Bere deve essere un piacere e quindi il vino ti deve far stare bene. Se il vino c'è tanta solforosa, oppure sono vini con tutta questa chimica e poi ti fanno stare male, tu la volta successiva non lo bevi più. Invece quando un vino è digeribile, ti accompagna durante la cena con gioia, ti fa stare bene, è quella la funzione, cioè quella di farti stare bene, perché bere è un piacere. Il vino è diventato una bevanda di stato symbol, una bevanda che non ha niente a che fare con il discorso culturale degli ultimi 2000 anni. Oggi bisogna tornare a fare un discorso che il vino deve essere il prodotto che accompagna il cibo, cioè deve essere il compagno della tavola. Vai, perché gutte vai, o Freud alle tre, sì, alle tre. Veni trinke gute vai, bussi fröli sai. Veni trinke gute vai, o Freude alle dresi. Veni trinke gute vai, bussi fröli sai. Freude lass uns singen, singen und trinke gute vai. Freude lass uns singen und fröli sai. Freude lass uns singen, singen und trinke gute vai. Freude lass uns singen und fröli sai.
Io sono nato e cresciuto con l'abitudine dei vecchi agricoltori e abbiamo sempre gestito il vigneto in modo più che naturale, non abbiamo usato diserbi mai, abbiamo sempre fatto trattamenti con rame e lo zolfo e noi in Toscana li usavano che gli etruschi, questi due prodotti, per fare i trattamenti, quindi il vino va fatto al 99% nel vigneto. Trovo attinenza nell'idea che aveva originaria, non corrotta dalla chimica, all'inizio i miei nonni, più che l'approccio per l'approccio agricolo, per il sentimento di rispetto anche verso alcuni elementi della natura. Penso ai cicli della luna, penso ai ritmi stagionali. I miei nonni dei ritmi facevano la propria vita. Sono queste tradizioni contadine che, sapute leggere e non mitizzate, sono molto lucide, cioè ti trasportano non solo l'amore e la quotidianità del rapporto con la terra, ma anche il perché di alcune scelte, di alcune tradizioni. Non tutti i territori hanno la fortuna di avere più produttori che si aiutano, che si scambiano esperienza, perché condividono lo stesso percorso. Ci sono zone un pochino più sorde a questa sensibilità, e da una parte è stata la fatica iniziale, dalla parte è stata la soddisfazione poi di vedere contadini magari di 60 anni, 70 anni che all'inizio ti guardavano come un po' il fricchettone che poi fa cose un po' così, e poi dopo anni invece vederli venire a chiederti se possono ritornare a dare nel proprio filare zolfo e rame, perché si fa le tisane d'ortica, perché si fanno i macerati. Molti contadini stanno tagliando queste bellezze naturali ed è un peccato, perché si perde un paesaggio, una tradizione. Noi facciamo vini di territorio, che vuol dire che cerchiamo di esprimere il più possibile le caratteristiche del nostro posto attraverso i vini, per cui per noi è una conseguenza fare vini naturali, cioè fare vini che siano il meno possibile inquinati, tra virgolette, da agenti esterni. I nostri vini sono il risultato della nostra zona, della nostra terra. Noi infatti cerchiamo di interferire il meno possibile, perché già la natura ci dà tantissimo. Il vino è forse una delle più importanti e più forti e più sentite espressioni territoriali che esistono. Nel vino c'è dentro tutto, c'è dentro l'anima della zona, c'è dentro l'anima della campagna, c'è dentro l'anima della vigna, c'è dentro l'anima del vignaiolo, c'è dentro l'anima dell'agricoltore. Cioè ogni operazione che si fa nella vigna, che si fa nella cantina, porta l'anima di qualcuno. Abbiamo iniziato a coltivare la vite che c'era, a sistemare i muri a secco, risistemare questo territorio piano piano e poi riuscire a farsi una famiglia su questo territorio, su questo pezzo di terra, in poche parole. Da noi coltivare i vigneti significa anche tenere su una montagna, perché questo è quello che fa parte del nostro gioco. Credo che il rispetto per il territorio stesso, per le persone che ci lavorano e quelle che ci lavoreranno e quelle che ci vivranno, siano di fatto il senso di quello che facciamo. La vita del mio vigneto e il rispetto del mio vigneto venivano prima di qualsiasi marchio uno potesse metterci sopra. Poi naturalmente col tempo, con l'esperienza, scopri modi, macchinari, parli con gli altri viticoltori, riesci a inquadrare le cose, però mi sembrava giusto pormi il problema di dire: non deve dare danno alla mia vigna, perché lei viene prima di tutto, prima di ogni altra cosa. Thank you.
credo nel mondo del vino sia veramente molto importante quello che viene trasmesso, cioè in una vita noi impariamo molto molto poco, perché ogni anno è diversa la vendemmia e alla fine di una carriera abbiamo fatto 10, 20, se siamo fortunati 30 vendemmie, e quindi quello che viene trasmesso da chi ha già fatto esperienza, da chi già ha assimilato da altri, è fondamentale. Penso che ogni agricoltore dovrebbe fare questo sforzo di riappropriazione del proprio ruolo. Fondamentale, un principio veramente cardine, è l'osservazione. O semplifichiamo attraverso quello che la tecnologia, le biotecnologie, le aziende di prodotto ci offrono, ed è una semplificazione, una banalizzazione dei problemi stessi, oppure cerchiamo di affrontare la complessità del lavoro che abbiamo assunto attraverso una fase più interna, che appunto passa attraverso l'osservazione e passa attraverso la meditazione, tutto sommato, di questi stessi problemi, che possono essere risolti con strumenti più semplici. Il vino naturale bisogna mettersi anche nell'ottica che è difficile da fare, cioè anzi è senz'altro più facile fare un vino convenzionale. Cioè il vino naturale è difficile da fare perché significa togliere la solforosa, togliere i prodotti, cioè togliere, devi anzi studiare di più, darti da fare di più. Non può essere che all'improvviso, ah vabbè, da oggi divento naturale, perché togliere è più difficile che mettere. I vigneti vengono tutti lavorati a mano, vengono legati con il salice, vengono potati prima, quindi poi legati. Il trattamento del terreno viene fatto quasi a mano, con poco ausilio meccanico, tranne qualche piccolo mezzo che può accedere. Fare tutto quanto a mano, come facciamo noi durante la vinificazione, durante insomma le lavorazioni in cantina, non costa assolutamente di più, perché non compriamo assolutamente nessun prodotto, quindi è solo la manodopera che è forse un po' più necessaria, soprattutto durante la vendemmia. Quindi come manodopera sicuramente la spesa è un po' più alta, però poi viene compensata dal fatto che non compriamo tutti questi prodotti chimici. Sarei felice di consigliare gli altri produttori ad avvicinarsi ai vini naturali, a cominciare a produrre anche loro in maniera naturale, perché veramente dà delle soddisfazioni grandissime, perché soltanto così, facendo dei vini unici, uno riesce a dare delle emozioni al cliente, e quella è la cosa più importante. Istut vinum bonum vinum vinum generosum, reddit virum curiale probu animosum. Istut vinum bonum vinum vinum generosum, reddit virum curiale probu animosum. Grazie e buona fine di serata a tutti.